Claudio Bizzozzero ha vinto la prima tornata, nel senso che è andato al ballottaggio insieme con Nicola Molteni. Quest'oggi insomma analizziamo un po' la situazione che si è venuta a creare. Innanzitutto le chiedo, si aspettava di andare al ballottaggio e se lo aspettava con Nicola Molteni? Di andare al ballottaggio sì, è inutile negarlo, eravamo abbastanza convinti, però per essere sinceri non pensavo con Nicola Molteni, è stato quello della Lega, noi pensavamo che non avrebbe retto. Di fatto la Lega, se togliamo i voti che gli hanno portato le altre tre forze politiche che sostengono il candidato leghista, che sono la destra, Impronta Civica e quell'altra Lista Civica, se togliamo quei tre voti lì, percentualmente hanno la stessa percentuale della volta scorsa. Ma se contiamo i voti in valore assoluto, il numero di voti raccolti, la Lega ne ha raccolti meno questa volta di quanti ne aveva raccolti la Lega ai tempi di Tiziana Sala, quindi hanno di fatto perso, però noi pensavamo in un tracollo molto maggiore. Quindi è stata una sorpresa per voi? Sì, una sorpresa. Diciamo ecco, un po' di dati, la vostra coalizione Lavori in Corso, che è formata appunto da 7 liste civiche, ha raggiunto il 23,89%. La percentuale dell'altra volta. Esatto, mentre la coalizione di Molteni il 25,33%. La coalizione di Pagani, quindi il PD, il 18,87%, quindi si è classificato terzo, e invece Attilio Marcantonio del PDL il 14,18%. Questo dato del PDL, che obiettivamente ha sorpreso forse più di tutti gli altri, come lo giudica? Perché secondo lei è andato così male? No, saprei dire, io sinceramente faccio molta fatica a interpretare questo. In genere mi piace molto interpretare i dati elettorali, fare anche delle previsioni, ma in questo caso davvero fatico a interpretarli. Fatico perché a me sembra davvero inspiegabile, non riesco a trovare una spiegazione razionale da questo risultato del PDL. Avrei capito meglio in questo momento di grave difficoltà, soprattutto per la Lega, una maggior debacle della Lega. È vero però che la Lega alle regionali aveva il 34% giù di lì dei consensi elettorali. Se allora, che è l'ultima tornata elettorale utile, se confrontiamo i dati di oggi con quelli delle regionali, la debacle è totale, paragonabile a quella degli altri comuni dove la Lega ha avuto un risultato pessimo. Diventa a Cantù una non debacle perché il paragone viene fatto con le amministrative comunali dell'altra volta, però lì la Lega era già al minimo storico perché i voti gliel'abbiamo tolti noi, quindi nel 2007 è stato il calo grosso della Lega con la presenza nostra, per cui di fatto è una debacle ma non percepita come tale se la si confronta, per la Lega intendo, se la si confronta con i risultati del 2007. Invece il PDL era abbastanza scontato che calasse per i noti eventi nazionali, ma davvero non così tanto. Io penso che abbiano forse sbagliato, e però è facile col senno di poi, perché quando hanno scelto di candidare il dottor Marcantonio io giudicai questa come una scelta giusta. Adesso col senno di poi e ascoltando anche i commenti di elettori o ex elettori del PDL mi rendo conto, però ripeto, col senno di poi è facile, che forse è stata una scelta sbagliata la loro. Io credo che oltre alla penalizzazione dei fatti nazionali c'è stata questa ulteriore penalizzazione della scelta del candidato. Un dato sicuramente sorprendente è stata la percentuale raggiunta da Cantù Rugiada, che vi appoggia. Come giudica questo dato? È un dato, un successo, paragonabile direi a quello che fu il successo nostro la prima volta che ci presentammo nel 2002. Fu più alto per noi perché eravamo al 18%, però in quel caso la lista civica nostra era unica, era un unicum. Invece in questo caso loro si inseriscono in una situazione di altre liste civiche, comprese quelle con cui siamo tutti insieme alleati. È un dato assolutamente eccezionale perché sono tutti giovanissimi, molto bravi, molto preparati. È davvero la grande sorpresa di questa campagna elettorale, di questa elezione. E in più devo anche dire che per noi è manna perché noi abbiamo in questo modo costruito non il futuro immediato, quello che comincia domani, ma il futuro prossimo venturo, quello che comincerà fra 5 anni. Cioè, la futura classe dirigente. Esattamente. Cioè adesso io, questi ragazzi,
faranno un'esperienza dentro il Consiglio Comunale e fra 5 anni saranno prontissimi a ricevere il testimone da chi ormai ha già fatto un'esperienza che dura 10 anni dentro questa amministrazione. Parlare di ballottaggio significa parlare anche di apparentamenti e questo mi sembra scontato. E fino a questo momento, secondo lei, quali possono essere le ipotesi di alleanza più probabili? Noi abbiamo già fatto la nostra scelta. Ieri sera abbiamo fatto una lunga riunione e con questa riunione abbiamo deciso quasi all'unanimità di continuare sulla nostra strada, quindi formalmente non ci sarà alcun apparentamento con nessuno. E sì, questa penso sia la scelta giusta che la coalizione ha preso col contributo di tutti, delle liste che compongono la coalizione, ciascuno ha detto la propria, questa è la scelta che abbiamo assunto. Durante la campagna elettorale si parlava di un possibile accordo al ballottaggio con SEL, quindi non avverrà oppure potrebbe avvenire più avanti, magari si saprà qualcosa la prossima settimana? I tempi per gli apparentamenti sono molto stretti perché bisogna deciderlo entro domenica, la decisione l'abbiamo presa per quanto riguarda gli apparentamenti. Quindi insomma non ci vuole dire niente in questo momento, a parte il discorso che momentaneamente pensate di andare da soli. No, è anche una decisione presa questa, non è momentaneamente. Quindi neanche l'ipotesi PD? Cioè, l'apparentamento no, abbiamo deciso ieri sera. Quindi non ci sarà nessun cedimento ecco, da parte vostra nessun in questo senso? Sì, nessun apparentamento. Ho capito. Se vuole, si sente di dare di fare una previsione su come andranno queste elezioni? Ci vorrebbe la sfera di cristallo, ancora non basterebbe, no davvero, perché credo che queste siano le elezioni più incerte della storia di questo nostro comune, ma lo dico davvero perché i dati lo dicono. Noi siamo al 24% e la Lega al 25%, ci separa un punto percentuale, cioè niente. La volta scorsa noi eravamo al 23%, a 24% e il candidato della Lega al 43%. E finì, come sapete, diciamo, sul filo di lana. Questa volta l'incertezza è maggiore, molto maggiore, per quanto ci sia una differenza minima, anzi proprio perché c'è una differenza minima, cioè si parte tutti dal palo, siamo tutti pari, palla al centro, 0-0 e si comincia al secondo tempo. Se poi facciamo un'altra cosa, e cioè proviamo a fare della matematica, questo non serve la sfera di cristallo per fare la matematica, e si fa la somma di tutti quelli che sono rimasti fuori, ipotizzando quelli che potrebbero allearsi o sostenere una parte e quelli che potrebbero sostenere un'altra parte, si vede che di nuovo siamo, direi, in una situazione di quasi perfetta parità. Per cui io credo che sarà un'elezione che si deciderà davvero sul filo di lana, veramente per un pugno di voti. Quindi anche se di apparentamento avete deciso di no, però le alleanze magari politiche potrebbero avvenire con qualche partito, qualche lista civica che è rimasta fuori da queste elezioni. Vedremo.